Ciao a tutti, io sono il Cremiano 656 e oggi iniziamo questo piccolo vlog e per fare il viaggio a bordo del nuovo treno DTT, treni turistici italiani, l'Espresso per Nizza, Acqua Principe. Ora ci stiamo dirigendo a vedere a che binario passa il treno. Già dalla traccia dice che è in anticipo di 14 minuti. E io credevo che i treni in anticipo in Italia fossero solo un mega miraggio. Treno che noi proveremo da Genova Piazza Principe fino ad Albenga. Possiamo notare che il nostro treno è l'Espresso 9645 per Nice de Ville, che arriva alle 10 in punto e arriva al binario 17, quindi ci dirigiamo al binario 17. Ora ci troviamo nella zona tra virgolette di passante ferroviario. Qua sotto ci sono i binari 2S e 1S chiuso, e di qua si ci dirige ai binari, quelli di superficie classici di Principe. Qua all'imbocco del binario 17 sul tabellone non c'è ancora scritto niente, ma noto che ci sono un po' di problemini sugli altri tabelloni. Però come possiamo vedere, per riconferma, il nostro treno arriva fisso al 17. E quindi mi porto già al binario 17 e vediamo se ci sarà qualcosa fermo da vedere. Abbiamo già subito una bellissima vista di un bel togo de Plastegon ETR 521. Naturalmente sono ironico, per me non è una bellissima vista. Già pronto qui, buttato, bel togo de Plastegon. E il binario vuoto. E la stazione è abbastanza vuota per essere comunque una domenica estiva. Visto che di solito anche le altre domeniche erano abbastanza piene di gente che andava al mare e altro, e oggi è abbastanza vuoto. Forse mi ricrederò al treno di ritorno, che se ho beccato Principe vuota, forse lo becco strapieno. Possiamo vedere che al binario 15 sta arrivando un complesso di medie distanze con semipilota Mazinga. Messa un pochino male sul frontale. Proveniente Torino di MD, come anche quell'altro raggio, che a differenza dei complessi di MD liguri, anche hanno solo 464 LBR, il Piemonte ha ancora 464 libri XMBR più qualche pilota WCX che pian piano sta sparendo. Possiamo notare che il nostro treno è arrivato, io mi trovo in carrozza 5, quindi ora salgo a bordo. Saliamo a bordo, possiamo notare delle bellissime cabine di prima classe. E ora cerco il mio posto, quindi chiudo un attimo il video. Ci troviamo nella cabina,
Eccola qua, con i posti. Possiamo trovare poltrone rivestite in velluto blu, quelle degli Intercity di una volta, che fino a un po' di tempo fa su Intercity XMPR c'era presente questa configurazione qua. Quindi tre posti da un lato e tre posti da un lato in una cabina. Ora facciamo la prova della seduta, molto comoda. Possiamo trovare anche i poggiatesta che si possono alzare e abbassare in base alla propria comodità. E i sedili sono abbastanza comodi e anche molto belli. E questa qua è la cabina. Poi troviamo nei posti vicino al finestrino un classico tavolino, il cestino e una presa. Purtroppo, magari per un viaggio lungo, una sola presa secondo me è poco, non è sufficiente se magari queste cabine sono piene. Possiamo definire anche l'accoglienza di bordo ottima. Cosa che non sapevo è molto bella e anche gradita nel biglietto di prima classe, è compresa anche un piccolo menù colazione. Dici solo di prima. Siamo attualmente partiti da Genova Piazza Principe e si scende ad Albenga. Qua. Altro che treni storici, treni regionali e altre cose simili, questo è veramente bellissimo ed è pure compreso nel biglietto. Possiamo dirlo, altro che Orient Express. Veramente, altro che Orient Express o Freccia Rossa. Per ora il servizio si sta rivelando per quello che si è pagato, perché abbastanza rispetto a un Intercity di più. Però comunque finché... 24 euro di biglietto, tranquillamente per tutto il servizio che ti danno poteva costare anche di più. Vedere anche il menu che cosa comprende. Eccolo qui, poi nella postazione troviamo la presa e questi pulsanti credo che siano per la tendina. No? È presente pure una dolcetta e anche queste tendine in velluto rosso. I sedili sono abbastanza imbottiti e molto comodi. Finito il menù della colazione, vi faccio un attimo vedere un pochino qualcos'altro. Ora non posso riprendere dall'altro lato perché c'è gente, ma siamo partiti, stiamo passando ora a Genova Pegli. Per ora come servizio si è incluso la colazione, però è un servizio abbastanza top. Che per ora anche per il proporzionato al costo del biglietto. Ora si ritorna al posto. Se l'è fatta e ora si ritorna nella nostra cabina. Eccoci qua tornati. Non ci sente niente. Stiamo ora passando Genova. Però si può dire che anche le carrozze sono state abbastanza ben revampizzate. Per ora niente problemi di ruotine quadrate. Il prezzo per abbastanza proporzionato, essendo incluso la colazione, da Genova Principe ad Albenga 24 euro per ora. È un ottimo prezzo, essendo compresa la colazione. Servizio ultra top, come ho detto prima. Siamo tra poco in transito alla stazione di Genova Voltri e posso dire che rispetto alle mie aspettative le ha ampiamente superate e possiamo definire anche questo un ottimo servizio, quasi, per quello che offre e anche le tratte che fa, un po' per lanciare il turismo in zone un po' della Riviera di Ponente poco frequentate dal turismo o già frequentate, ma avere comunque un collegamento internazionale di questo livello, soprattutto da Milano, è ottima come cosa. Siamo attualmente in arrivo a Varazze, fermata di sola discesa. La clientela, siamo in arrivo nella stazione di Varazze. May I have your kind attention please, advise our passenger, the train is approaching Varazze. Non so perché effettivamente si ferma in questa stazione, sì. Però abbastanza inutile per quello. Stazione, come ha detto Manu, abbastanza inutile.
è anche inutile perché è solamente di discesa e non è possibile far salire altri passeggeri o almeno acquistare il biglietto da Varazze per qualsiasi altra destinazione. Attualmente in partenza da Varazze e vedremo l'accelerazione delle 2402B in DTS, una in testa e una in coda. Le porte le ha chiuse, sì. Effettivamente non ci sono, sì, scuse. Probabilmente siamo fermi per attendere una conferma di partenza, non credo una precedenza. Probabilmente si sta attendendo il segnale verde e si riparte e si ricominciano tutte le gallerie di questa linea che è praticamente piena, probabilmente fino a Savona. In partenza probabilmente si stava aspettando una conferma o il segnale verde. Cioè, ma guardate che figata queste tendine qua, cioè sono fatte di un materiale veramente bellissimo, funzionano benissimo. Possiamo notare che possiamo notare che l'accelerazione per ora è abbastanza molto lenta, sì. Però poi quando le 402 arrivano a velocità che la linea permette, tirano molto, perché si sente pure con l'effetto di otturazione delle orecchie quando si entra in galleria. Poi, altro piccolo dettaglio che non ho fatto vedere, e ora ve lo faccio vedere perché siamo in galleria, la possibilità di regolarsi il clima, con ancora il vecchio logo di anni 90 FS, la regolazione delle luci e la regolazione dell'autoparlante. Poi sono presenti anche due cappelliere per zaini e altre cose e anche le tendine per avere maggiore privacy all'interno. Siamo attualmente in ingresso alla stazione di Savona, tra poco ci sposteremo dall'altro lato dove c'è il corridoio per vedere gli accantonati di Savona Parco Doria. Un altro particolare fighissimo, il caricabatterie qua. E non ho messo qua da tutte le parti del mondo, ma qui, che non dà fastidio tranquillamente. Tanto c'era uno che filmava. E siamo in arrivo a Savona. Ci sarà qualche X per da 20 miglia? Per la Savona. Poi altri piccoli dettagli che vi faccio notare, il Due WeChix, due WeChix, bracciolo che si alza, e poi troviamo una WeChix per Torino. Anzi, due, una messa dietro l'altro complesso di MD. Oh. E siamo arrivati a Savona. Bellissime, le 2CX, tante robe. Siamo attualmente partiti da Savona e ora vedremo gli accantonati di Parco Doria. Eccoli qua. Già si intravede una pilota PR. Ehi, tutte mamma mia, anche le revamp sono pure anche. Eccola qualche lì. Revamp, una D445, quella che abbiamo visto un po' di tempo fa, anzi sono due, veramente una accantonata. Ma quante qualche revamp? Pilota PR e tantissime carrozze MD revamp. Madre. Più. Ah, qua c'è altra roba. Lì una carrozza storica. Mi sembra che siano 45.000, se non sbaglio, l'estetica è quella. Ma guardate lì, ma guardate quante revamp. Poi lì la mole di MD revamp, probabilmente accantonate. E dietro si intravedono anche dei funghi di condizionamento del piano ribassato. Vivalto a gogo, ma dovrebbero e anche PR a gogo da quello che vedo. Ah, sì. Qua c'è una Vectron, la Vectron Inrail, Tigri a gogo, e lì dietro PR molto cannibalizzate. E qui finisce Savona Parco Doria e una G2000. Bellissima. Tanto per fare un attimo un pochino un giro del convoglio, vediamo anche gli altri scompartimenti di seconda classe tradizionale, che sono questi qua. Possiamo notare che anche questi sono un po' più piccoli da quello che mi sembra. E ora facciamo un attimo un piccolo test di seduta. Sì, sono più piccoli e anche
abbastanza più scomodi. E questi qui sono gli scompartimenti di seconda classe tradizionale. A bordo, per far vedere un po', troviamo qualche immagine storica, anche qualche piccolo strapuntino in quelli di seconda. E ora, tanto per completare, vi faccio vedere il bagno. E ora, tanto per completare, vi faccio vedere il bagno. Bagno estremamente pulito, classico bagno da treno, forse un pochino più spazioso rispetto agli altri, con il classico finestrino. Qui troviamo la porta e qui possiamo anche vedere una carrozza bagagliaio, credo in stato d'origine, con finestrini apribili. E poi troviamo l'ingresso, il cestino e qua tutto il corridoio. Ora, se riesco un attimo, vi faccio vedere anche un po' come funziona il sistema di reclinaggio del sedile. Per farlo attivare basta andare avanti con il sedile. Sedili veramente comodissimi, forse l'unico problemino lo schienale, però veramente larghi e comodi, per, soprattutto per essere una prima classe. In seconda sono un po' più piccoli e un po' più scomodi, ma sempre abbastanza comodi rispetto agli Intercity classici. Comunque, anche se ci dovesse essere questo scompartimento pieno, comunque ogni persona ha sufficientemente il suo spazio personale e vitale. Cosa che noto e soffrivo molto su treni con sedili piccoli: avere una persona vicina. A me qua, se mi mettesse una persona vicina, la sentirei meno e la soffrirei veramente meno rispetto a ad avere una persona vicina su un treno regionale o anche su un Intercity classico, o anche sulle Frecce, perché mi dispiace dirlo, anche sulle Frecce i posti non è che siano in stato un gran spazio, sia in classe standard che anche nelle classi superiori, come può essere business o premium. Ora probabilmente ci stiamo fermando un attimo a Finale Ligure Marina. Probabilmente per dare qualche precedenza per un altro segnale rosso. Cosa che vi faccio notare, che ha fatto notare anche prima Manu: le tendine veramente belle dall'altro lato bianco e da questo lato blu. Poi troviamo il cestino, aria condizionata e le prese anche messe in un punto abbastanza comodo. Siamo ora stati fermi 15 minuti perché mi sembra questo pezzo che sia a binario singolo ancora, e se ancora fa una delle vecchie tratte. Verifichiamo subito. Da questo lato? Sì, ancora a binario unico. Credevo che l'avessero tutte raddoppiate le tratte o soppresse. E qui ci troviamo proprio a fianco al mare, come erano le vecchie tratte. Come era la vecchia tratta? Tratta che ora, la praticamente vecchia Savona Ventimiglia, quasi tutta è diventata ciclabile e tutta l'altra linea è stata spostata a monte, cosa che trovo veramente una cavolata, perché era una linea molto bella e suggestiva e secondo me andava valorizzata proprio con questi treni turistici, e magari lasciata anche solo ad uso storico per regionali più lenti, e andava fatta una linea superiore. Finalmente si vede un po' qualcosa di diverso oltre che le gallerie. Attualmente, passando Pietra Ligure, ora la linea sembra essere tornata a doppio binario classico. Lo vedremo subito se questo binario poi si ricongiunge. No, si ricongiunge, siamo tornati a binario singolo. Madonna. E in questa tratta qua passiamo praticamente sulla spiaggia. Siamo tornati per un breve tratto doppio binario di nuovo singolo. C'è anche gente al mare. E possiamo notare anche che è pieno di gente al mare. Lì abbiamo visto anche degli spotter un po' improvvisati piazzati sulle rocce a filmare il treno che passa. Tratta che non ho
mai fatto, almeno che io ricordi, forse una volta, ma non me la ricordo così. Forse perché ero seduto lato monte. Però ammetto che vederla lato mare è anche molto carina come tratta quella del ponente ligure. Attualmente è passato il cereale e siamo letteralmente, questa linea letteralmente passa nei centri di queste cittadine ed è, come già detto, unico binario. Questo è abbastanza un problema per la frequenza di questa linea, che ne abbassa tantissimo la frequenza e fa molto spesso accumulare ritardi ai tanti treni regionali che circolano su questa tratta. Problema di adeguare. Ora siamo letteralmente, praticamente il mare è a 100 metri da noi. Linea anche molto bella, zone della Liguria che non c'è il mare, ho mai visto, non vi ho mai portato, spero prossimamente di riportarvelo perché mi sembra anche come tratta molto più bella e forse per certi aspetti anche un pelino più bella del Levante, che anche con le 5 terre il Levante non ha nulla da invidiare. Unico problema del Levante è forse un po' troppo turistificato, questa parte un pochino meno. Ci sono troppe gallerie. Sì. E anche la presenza costante di gallerie che impediscono di vedere poco il paesaggio. Ora vi faccio vedere anche un po' il paesaggio a monte, che anche quello è molto particolare rispetto praticamente al Levante. Praticamente troviamo un po' tutta questa parte spianata, questa piccola pianura, e poi lì i monti. Non so se sono già Alpi Marittime oppure sono ancora appenniniche o colline più che montagne, però comunque sono monti molto imponenti e anche molto belli. Informiamo la gentile clientela, tra alcuni minuti arriveremo nella stazione di Albenga. May I have your attention please, advisor a passenger, the train ora siamo in arrivo Albenga in a few minutes. Albenga, termine corsa per questo piccolo viaggio a bordo del TT. Siamo arrivati ad Albenga, termine corsa di questo piccolo viaggio a bordo del TT. Quella non funzionava prima. Vediamo se questa porta funziona. Ecco, ora si scende. Termine corsa di questo viaggio. E qui abbiamo una carrozza bagagliai originale a finestrini apribili. Ora procediamo andando avanti a filmare la partenza. Ecco qua la poderosa 400 dB che ha trainato questo treno. Dopo aver visto partire il TT, ora mi dirigo in biglietteria a fare il biglietto del treno regionale di ritorno. Laggiù abbiamo un complesso piemontese con 464 e WeChix. Torna verso Genova con un bivalto di prima serie. Saliamo a bordo sulla prima carrozza. Poi ritornati a Principe. E qui faccio finire questo video. Non ho ripreso tanto al ritorno perché era un banalissimo bivalto di prima serie, non c'era più di tanto da dire. Io concludo qua questo video. Io spero che vi sia piaciuto questo viaggio a bordo del treno di Treni Turistici Italiani, l'Espresso Riviera, da Aikaimano 656. Passo e chiudo.